Allora, questa sera noi dobbiamo fare il versetto 11, che io leggo prima in italiano. La volta scorsa abbiamo visto, abbiamo parlato dell'uomo che porta la brocca e abbiamo visto come questo versetto ha una valenza fortemente simbolica, perché quell'uomo che non ha un volto, non ha un nome, è colui che porta il battesimo. Il battesimo quindi viene portato da qualsiasi cristiano, perciò quell'uomo può essere chiunque di noi. Il battesimo è importante, perché se non c'è il battesimo, io dico battesimo, questo vale pure per la cresima, cioè per tutta una cosa, si chiama iniziazione cristiana, non si può accedere al salone superiore, al salone dove c'è sta la festa. E Gesù allora dice così, perché Pietro gli ha chiesto dove dobbiamo, voi che noi prepariamo, eccetera, e Gesù dice dite al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui io posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Allora, vedete, già di per sé il versetto è molto molto complicato, perché io vorrei chiedere a chiunque di voi, no? Se voi doveste fare i catechisti, se qualcuno vi dovesse chiedere una spiegazione di questo versetto, il maestro dice dove io posso mangiare la Pasqua, voi che cosa direste? Cioè, a tutto questo aggiungete che io mi sono scordato un foglio dove con la lezione a casa, e quindi vado così. Però possiamo compensare, nel senso che farò le domande alle persone in modo che voi potete Allora, la prima cosa da dire è questa. Il versetto inizia legi o didascalos, pu estinto catalium opunto pasca metatum mu vado, dice il maestro, dove è il catalium, quello della tua stanza, ma non è proprio un simile, vabbè, poi vedremo. Opunto pasca, la Pasqua con i miei allievi, perché Metates non è proprio discepolo, è allievo, è colui che è in relazione con l'insegnante, è colui che apprende, dove posso mangiare la Pasqua. Quindi vedete, la prima parola è didascalos. Gesù definisce se stesso o didascalos, e questo sembrerebbe di poca importanza, però non lo è, perché in tutto il Nuovo Testamento Gesù, quando è chiamato dagli altri, quando sono gli altri che si riferiscono a Gesù, lo chiamano in vario modo. Può essere Rabbi, Rabbi significa, viene tradotto maestro, ma Rabbi non ha tanto il senso di colui che insegna. Rabbi ha il senso piuttosto di Dominus. Infatti Girolamo, quando traduce Rabbi, non traduce Didascalos, traduce Dominus. Quindi c'è, oppure lo chiamano Kyrie, il Signore, oppure lo chiamano Epistata, colui che guida. Quindi, e Gesù con tutti questi nomi li accetta senza problemi. Ricordate quando c'è l'ultima cena e Gesù si appresta
a fare la lavanda dei piedi, si rivolge a loro e dice: voi mi chiamate Signore e Maestro e dite bene, perché io non sono. Però quindi lui accetta questi. Però quando Gesù invece vuole indicare se stesso, parla di sé, non utilizza mai dopo questi termini, ma o parla in modo diretto, e allora utilizza l'espressione ego e mi, che significa io sono. Quindi io sono la via, io sono la vita, io sono la verità, io sono la luce, io sono il pane, e disceso la e così via. Quindi, dove, ed è un modo di esprimersi teologicamente parlando ben preciso, perché io sono Anihu, è il nome di Dio. In modo particolare quando questa espressione viene pronunciata in modo assoluto, perché quando dice ego e mi e odos, io sono la mia, è relativo il modo di usare, ma quando dice in modo assoluto, in verità vi dico che io sono, prima che Abramo fosse, io sono, no? Io sono, là ci sta proprio lui, dice chiaramente di essere, afferma chiaramente la sua natura divina. Questo quando parla in modo diretto. Poi certe volte parla in modo indiretto e allora parla in terza persona e utilizza sempre un'espressione tipica, un'espressione anche questa molto importante da un punto di vista teologico, cioè l'espressione il figlio dell'uomo. Questa espressione dunque o ioios tu antropu significa alla lettera il figlio dell'uomo, ma ioios in greco, voi sapete, indica il figlio di che tipo? Il figlio genetico, cioè il figlio proprio biologico, il figlio oggi con il nostro linguaggio diremmo cromosomico, quello che ha gli stessi geni del padre, perché c'è un altro termine in greco che pure significa figlio, e technon, usato spesso al plurale tecna, che indica il figlio, ma in senso molto molto più generale. Quindi può essere il figlio biologico, può essere il figlio adottivo, può essere il figlio spirituale, può essere il figlio nel senso affettuoso, quando per esempio una persona anziana si rivolge e dice figlio mio, insomma, è chiaro. Bene, in questo caso Gesù non utilizza il termine tecno, ma utilizza sempre il termine ioios, e questo è importante. Questa formula Gesù la, per indicare se stesso, Gesù l'ha coniata da sé o l'ha presa da qualche parte? Quello del figlio dell'uomo. L'ha presa da Daniele, sì, da Daniele. Da Daniele, dal profeta Daniele. Infatti, se leggiamo il libro dell'Esodo, se leggiamo il libro del profeta Daniele, siamo al capitolo 7, il profeta scrive così: guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegnardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere era un potere eterno che non finirà mai. E allora in Daniele questa visione che cosa significa? Guardate che è una visione che ha fatto Chamonix
i rabbini ebrei, perché non sono mai riuscita a spiegare fino in fondo chi sia questo personaggio. Perché questo personaggio, che caratteristiche ha? Essere un essere umano. È un essere umano, perché lo diceva all'inizio, uno come figlio di uomo significa che ha tutte le caratteristiche umane di una persona umana, quindi di un vero uomo. Però. Però viene dalle nubi. Però. Viene da Dio. Aspetta, no, questa è la cosa. Viene dalle nubi. Dalle nubi. A noi non ci dice granché, ma a un ebreo che viene dalle nubi, che cosa dice? Trascendenza. Dice trascendenza. La trascendenza, bravo. Cioè, dunque, le nubi che rappresentavano per gli ebrei? E la dimensione di Dio. La dimensione di Dio. Il luogo della divinità. Il luogo dunque dove vive Dio. Il luogo in senso spirituale, chiaramente. Tant'è vero che nel Santo dei Santi, dove poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno nella festa di Yom Kippur, sopra l'arca dove ci stavano i cherubini e così, che cosa c'era? C'era una nube che si chiamava la Shekinah. E Shekinah rappresenta proprio la presenza, la misericordia del Dio misericordioso. Quindi non solo la presenza di Dio, ma la presenza di un Dio misericordioso. Allora, dunque, si sta parlando di Dio, si sta parlando dunque della presenza dunque di Dio, ed ecco che un uomo, cioè un essere fatto di carne, di ossa e compagnia bene, arriva laddove ci sta la Shekinah. E quest'uomo ha un potere assoluto, eterno. Che cos'è l'eternità? L'eternità noi non sappiamo mai, è una parola che noi usiamo per indicare. Noi siamo condizionati da due parametri, tempo e lo spazio, senza fine. Non riusciamo, la nostra psiche, il nostro cervello non riesce ad andare oltre questi due parametri. E allora, per indicare una dimensione altra, una dimensione che è altra dal tempo e dallo spazio, noi usiamo la parola eterno. Ma eterno è qualcosa dunque che è altro dunque dall'uomo, non è un tempo che non finisce mai, ma è qualcosa che ed è tipico di Dio. Allora noi abbiamo un uomo che è veramente uomo, che però è totalmente immerso nella natura, nel modo di essere di Dio, da cui poi viene il nostro dogma di fondo, che in Gesù Cristo, Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio. Ricordate gli ortodossi, quando diventare in genere, quando avevano liturgia, qualsiasi tipo di liturgia sia, c'è sta sempre vicino al celebrante, sia esso un presbitero, sia esso un vescovo, un patriarca e così via, ci saranno sempre due diaconi. Uno regge due candele e uno regge tre candele. Perché? La Trinità. Le tre rappresentano che Dio è uno e trino, le due rappresentano Gesù che è Dio e vero uomo. Per cui i dogmi di fondo del cristianesimo, che quali sono questi due dogmi qui? Quindi a un certo punto queste sono le basi. E allora noi abbiamo degli esempi, ne volevo leggere uno preso dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 9 del Vangelo di Matteo e leggiamo dopo così. C'è un paralitico dalla nascita, quindi l'uomo totalmente incapace di camminare, di muoversi e così via. E Gesù, conoscendo Gesù si appresta a fare un miracolo, a guarirlo, e naturalmente si guadagna
tutte le critiche di quelli che stanno presenti lì, perché è sabato, e dice: ma come questo nel giorno di sabato si crede? Perché questi ebrei ritenevano quasi blasfemo questo modo di Gesù di operare miracoli il sabato? Perché il sabato è il giorno in cui Dio crea. Allora, se la persona è storpia, vuol dire che la creazione in quella persona lì è andata male. Se è andata male e uno la concia la fai buona e la fai il giorno di sabato, vuol dire che questa persona si mette al posto di Dio. Lo capite? Perché poi quando il giorno andranno davanti a Pilato, Gesù verrà accusato tra l'altro anche di blasfemia. E va bene, comunque Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, io dico al parente: alzati e cammina, e questo prese la sua cosa e se ne andò. Vedete, Gesù, nel pieno della sua azione salvifica, chiama se stesso il figlio dell'uomo. Chiaramente le parole di Gesù sono chiarissime, no? È molto più facile dire: ti sono rimessi i peccati, perché tanto poi chi va a controllare questi peccati? Invece, ma dire alzati e cammina è più difficile, perché è una cosa verificabile. Ricordate che presso gli ebrei solo Dio poteva rimettere i peccati, neppure il sommo sacerdote, neppure del giorno di Yom Kippur. Nel giorno di Yom Kippur il sommo sacerdote andava nel santo dei santi, ma andava per chiedere il perdono anzitutto per se stesso, poi per tutto il clero e poi per tutto il popolo. Ma chi rimetteva i peccati era Dio. Allora questo Gesù, che si presenta come uno oltretutto nel giorno di sabato, che è il giorno dunque della creazione, si presenta e ricrea da capo un uomo. Chi è? Chi può essere? Capite che cosa si insinuava nella mente della gente? E vedete, in queste occasioni Gesù si fa chiamare il figlio dell'uomo. Ricordate qualche altra occasione in cui si fa chiamare il figlio dell'uomo? Quando ad esempio il figlio dell'uomo dovrà soffrire e poi dove? Quando il figlio dell'uomo dovrà soffrire. Benissimo, bravo Gaetano. Quando profetizza la sua morte e passione. Ricordate quando lui non ha i soldi, perché Gesù si è sempre rifiutato di toccarli pure i soldi, e a un certo punto non ha da pagare la tassa del Tempio, che ogni ebreo era tenuto a pagare. Allora dice a Pietro: va, pigli i pesci, poi trovi le monete, con quello va a pagare la tassa. E poi dice: le volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo hanno il figlio non posare il capo, l'uomo non ha dove poggiare. Ecco, vedete, quindi Gesù nella sua prassi, nella sua vita, nella sua predicazione, ha sempre indicato se stesso con questa formula che io vi ho spiegato. È tutto chiaro finora? Bene. Mo noi stiamo nel periodo più importante dell'anno, siamo a Pasqua, e Gesù si appresta a mangiare la Pasqua. Fagin significa, noi traduciamo mangiare, ma è un mangiare forte, il senso greco più forte è un divorare, è proprio mangiare con fame. Da cui per esempio, non so, erbivoro è qualcosa che finisce con Fagin. Cioè, prendendo questo verbo, indica mangiare, cibarsi di qualcosa, nel senso che tu hai proprio bisogno di
di mangiare quella cosa. Con voracità. Voracità. Voracità, bravo, sì. Nel vocabolario è quello che faccio io. Voracio. Quindi Gesù vuole divorare, non mangiare la Pasqua. Perché la Pasqua significa resurrezione. E lui non lo vuole fare da solo, lo vuole fare insieme a due altri. Quando lui dice prendete e mangiate, quando dice prendete e mangiate, anche lì sì, è un verbo molto forte. Sì, sì. Quindi questo, vabbè. In un momento così fondamentale, così centrale della vita cristiana, perché Gesù non indica più se stesso con il termine figlio dell'uomo, ma indica se stesso con il termine didascalos? Perché voi non parlate di Dio, quindi questo è un maestro. Quello che dice Antonio non è complesso, eh? È vero, c'entra. Sarà sostituito poi dal paraclito, no? In seguito. Ma Maronna, siete siete delle bombe proprio, insomma. Perché praticamente Gesù ha impiantato tutta la sua esistenza sul verbo didaskein, insegnare. Se prendiamo il Vangelo di Matteo, comunque no, proprio all'inizio, quindi deve essere questo un po'. Siamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 4. Gesù ha fatto già i 40 giorni nel deserto, il battesimo, a conoscere il Battista e così via, e quindi finalmente inizia la sua predicazione. E inizia la sua predicazione non andando a fare qualche processione, andando a fare qualche devozione al Tempio, a Dessa Fabbricia, da qualcuno. Inizia così. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe. In greco, periegein o Jesus olen Galilaian, didaskon entais sinagogais. Periago significa girare intorno, cioè quest'uomo non si è mai fermo. Capite perché io continuamente vi dico la figura del cristiano fermo, spiritualmente fermo, è una contraddizione totale con il Vangelo, è una contraddizione totale, è una pura illusione, cioè io non faccio niente, non mi interesso di niente, dunque non comunico niente, però poi vado a messa, faccio i sacramenti, faccio battezzare i bambini, faccio fare i funerali ai morti e come gli abbei, cioè faccio un culto. Ma Gesù dunque non inizia la sua missione praticamente con il culto. Lui chi sta in vero culto, il culto in spirito e verità, però li inizia attraverso l'insegnamento, ed è continuamente dove fa questo, perché poi lui gira per tutta la Galilea, ma poi lo troveremo nella Decapoli. La Decapoli era una terra che stava a fianco alla Galilea ed era abitata prevalentemente da pagani, il che significa che Gesù non insegnava solo agli ebrei, ma insegnava anche ai pagani. Poi lo ritroviamo in Samaria. Tanto è vero che c'è quel bellissimo episodio raccontato da Giovanni, incontro con la Samaritana, in seguito alla quale poi si convertono tutti i paesani. E la Samaria è stata la prima regione che si è convertita al cristianesimo.
E poi dunque Gesù va a Gerico, passa in Giudea, e in Giudea che cosa fa? Va predicando in tutti i villaggetti, lo troviamo a Betfage, che significa la casa del fico, dove evidentemente aveva degli amici. Ma più spesso lo ritroviamo in quel paesino che si chiama Betania, da Betanahua, che significa casa della povertà, ed è facile capire perché Gesù aveva scelto come luogo privilegiato questo villaggio. Ma lo ritroviamo spesso nel Tempio, dove insegnava i gentili, insegnava nel cortile dei gentili. Nel cortile dei gentili, non insegnava nell'atrio delle donne, dove si mettevano tutti i profeti, i grandi maestri, i cavalieri e i compagni, perché lì potevano entrare solo gli ebrei. Invece nel cortile dei gentili poteva entrare chiunque, e lui si metteva sotto il portico di Salomone e lì insegnava a tutti. E quindi, ma Gesù ha iniziato il suo insegnamento addirittura prima del battesimo, prima ancora di essere battezzato, di fare i 40 giorni nel deserto, già insegnava. Mi sapete dire quando da bambino viene scappato? Una volta. Bravissimo, quando i dottori del Tempio, Maria e Giuseppe vanno lì e lo trovano che stava insegnando. Quando l'ultimo anno va a Gerusalemme e stavolta e verrà poi arrestato, crocifisso e così via, Gesù viene a che cosa fa? Insegna ai suoi discepoli. Guardate che le parole che lui rivolge a quel tipo che sta crocifisso per lui sono d'un insegnamento. Le parole che lui dalla croce rivolge alla madre e a Giovanni sono un insegnamento, dove insegnamento significa qualcosa in più, significa anche rivelazione. Ecco, allora, un primo motivo per cui Gesù si fa chiamare maestro è questo. Ma Gesù si fa chiamare maestro anche per un motivo ancora più profondo. Lui insegna il Padre Nostro, lui insegna le beatitudini, lui insegna, leggetevi il discorso della montagna qualche volta, soprattutto come nella versione che ci dà Matteo, che è una versione unitaria, gli altri pure ne parlano, ma in modo frazionato. L'insegnamento di Gesù è un insegnamento unico. La gente, anche che era religiosa, andavano nel Tempio, andavano nella sinagoga, rispettavano la legge mosaica, credevano in Dio, quindi non erano dei pagani. Però quando sentivano parlare di Gesù, che cosa dicevano? Che Gesù non parlava come i rabbini dell'epoca, come i maestri, ma le sue parole erano delle parole che affascinavano, erano delle parole che legavano, cioè, le persone a questa. C'è un episodio molto molto importante che riguarda gli apostoli, i quali sono vissuti per tre anni con Gesù, e a un certo punto questo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni. Scusate, ma io devo trovare, eccolo qui. Allora, Gesù ha fatto il miracolo della moltiplicazione del pane e ha detto, perché ogni volta che lui fa un segno, poi c'è anche la spiegazione del segno. Quindi il segno è quello della moltiplicazione dei pani. E nella spiegazione, è una spiegazione di tipo chiaramente sacramentale, perché dice il mio corpo è veramente cibo,
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vivrà per la dottrina eterna. E molti degli astanti se ne vanno perché restano scandalizzati. Ok? Perché restano scandalizzati? Restano scandalizzati. Guardate, non è perché loro capiscono che Gesù li sta invitando a fare dei gesti di tipo cannibalistico. È veramente sciocco una lezione. È la divisione dei pane e dei pesci, vuol dire che no, no, io no, no, di lì è questa tienda, quando parlo della volontà, la moltiplicazione dei pani. Perché si scandalizza la gente? Gesù non li sta invitando a praticamente. Non ho capito, scandalizzarsi di cosa? Si scandalizzano delle parole di Gesù. Gesù dice la moltiplicazione. No, si scandalizzano delle parole quando Gesù dice che quel pane, la mia carne, quel vino e il suo sangue, che mangiare quel pane, mangiare quella carne significa sciparsi di Gesù Cristo. E allora si scandalizzano. E allora qualcuno, qualche buon tempone, no? Che si vuole atteggiare a spiegatore della Bibbia, dopo dice perché capiscono che Gesù gli vuole far fare un gesto di tipo cannibalistico. Ma figurate se è possibile una cosa. Eh no, perché potrebbe essere il fatto che gli ebrei credevano che la creazione fosse una e che la resurrezione diciamo avvenisse con lo stesso corpo fondamentalmente. Quindi se io mi cibo di un corpo fondamentalmente quello non potrà risorgere. No. Non è per il sangue, che per gli ebrei il sangue è segno di vita. Aspetta. Gli ebrei, il sangue, adesso la parola esatta non era la vita. Dunque, per gli ebrei l'espressione carne sangue indica la persona umana. Allora, quando Gesù dice chi mangia il mio corpo, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna, espressa con il termine zoe, che significa bios è la vita biologica, zoe è la vita eterna. Ma la vita eterna chi ce l'ha? Solo ed esclusivamente Dio. E allora Gesù dice, direbbe seguendo quello che loro hanno capito, che Dio dà la vita eterna a chi si ciba del corpo, cioè a chi si ciba della rivelazione fatta da una persona. Perché per l'ebreo, no, che dà una cosa loro, perché per l'ebreo la rivelazione si ha solo ed esclusivamente da Dio, da attraverso la legge. La legge, la scrittura. E Dio scrive con il dittino suo divino le 10 parole. Il resto è tutto commento, riflessione teologica, eccetera, su queste 10 parole. E allora Dio si può rivelare solo ed esclusivamente attraverso la scrittura. Gesù afferma che Dio si rivela sostanzialmente attraverso la sua persona, che lui è la parola. È lo stesso problema con l'Islam. Per l'Islam il Corano non è un libro di religione. Il Corano è la rivelazione totale di Dio e non c'è nessun altro tipo di mediazione tra l'uomo e Dio. Tant'è vero che i Sufi, che sono uno dei tanti rami dell'Islam, i quali dicono no, è possibile uno stato di estasi. Buonasera, Don Michele, buonasera. Chi è? I musulmani, i quali Sufi, dicono no, Dio lo si può raggiungere anche attraverso l'estasi. Se Dio si dona a una persona, i mistici, diciamo così, che hanno un potere, cioè hanno un potere, hanno la grazia di poter comunicare con Dio. E allora i musulmani ortodossi, cioè i sunniti, dicono no, voi siete degli eretici, e infatti i sufi sono perseguitati sia dai sunniti che dagli sciiti, perché dicono no, l'unica mediazione è solo scrivendo un libro, il Corano. Per gli ebrei l'unica meditazione era la Torah,
Allora quando invece viene Gesù Cristo e dice che l'unica mediazione so io, a un certo punto, capite? Loro si scandalizzano perché dicono, accettano che la rivelazione possa avvenire attraverso un libro, ma non accettano che la rivelazione possa avvenire attraverso un uomo. Non so se mi sono spiegato. Ebbene, cioè, rispetto alla divinità. Quindi in tutte le religioni si fondano su questo dogma di fondo, che Dio si rivela attraverso dei libri, che poi sia il Corano, sia la Torah, sia la Gita Vistara del buddismo, sia il Vedanta per l'induismo e compagnia bene, ma sui libri che contano. E invece Gesù mette al centro del rapporto uomo-Dio, mette proprio l'uomo. È una novità. E allora è irrazionale, capite? Però mentre vi ho spiegato un pochino il quadro, arrivato a questo punto molto se ne vanno, e allora Gesù si rivolge ai suoi 12, ai suoi discepoli, dice: pur voi me ne volete andare? E Pietro disse: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Allora vedete il secondo motivo con cui Gesù si fa chiamare maestro: è io sono l'unica persona che rivela a Dio. Questo non ce lo dice solo Pietro, tu solo hai parole di vita eterna, ma ce lo dice anche Giovanni nel suo Vangelo. Qualcuno saprebbe dire il prologo: en logos, all'inizio era la parola, e la parola era rivolta verso Dio, kai o logos en o theos, e la parola era Dio. E continua così fino alla fine, dove sta scritto: Dio nessuno l'ha visto mai, solo il Figlio che è nel seno del Padre. Essere nel seno del Padre significa avere una relazione di un'intimità così profonda che è solo quello paragonabile a quello di un bambino che sta nel seno della madre. Allora solo il Figlio che è nel seno del Padre è venuto a farci l'esegesi, e che se che mai l'esegesi che cos'è? È quello che facciamo noi. È quello che facciamo noi e che la Chiesa non vuole fare in nessun modo. E invece l'unica cosa che può servire per risollevare il cristianesimo in Occidente, nei paesi del cosiddetto dopo primo mondo, dove è diffusa la religione cristiana, ma di Gesù Cristo non si sa più niente. Quindi allora Gesù ha improntato tutta la sua vita, il suo ministero, sulla parola intesa come rivelazione, come profezia e così via. Lui solo ha delle parole di vita eterna. Un terzo motivo che a me volte mi sconvolge, infatti che io scordo tutto. Però vedete, io la lezione la faccio con totale tranquillità, chissà che cosa è dovuto, non lo so. Quindi praticamente il terzo motivo per cui uso il termine didascalos, ve lo ricordate il profeta Geremia che è stato, lui era un sacerdote e quindi doveva, e mi dispiace, ma no, vabbè. Era un sacerdote e però rifiutò totalmente
il padre, quando lui fece il bar mitzvah a 13 anni, lo portò nel tempio perché cominciasse a fare il prete, il sacerdote lì. E lui vide che cos'era il tempio, tutti quegli anelli che venivano scannati in continuazione, calabuzza, fum, canta, look, namuini pazzi, dice, ma siete pazzi, insomma. E se ne fuggì, e nel tempio non volle metterci più piede, insomma. E poi a un certo punto si mise a servizio del Signore facendo il profeta. Fare il profeta significa avere il coraggio di parlare ad alta voce. Il profeta non è colui che vede il futuro, sono i veggenti quelli che vedono il futuro. Il profeta è parlare a nome di Dio, e certe volte questo è molto molto scomodo, perché i miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri pensieri. Allora quando tu vuoi parlare a nome di Dio puoi anche dire delle cose molto molto scomode, e di conseguenza può essere anche pericoloso. E Geremia allora, questo lo sperimenta sulla sua carne, a un certo punto dice: tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Tu mi hai usato violenza e sei stato il più forte. Io ogni giorno devo subire umiliazioni, emarginazioni, angoscia, paura e compagnia bella. E tu che mi dico, ma che buffa fa, insomma. E però io sento dentro di me, sento nelle mie ossa come un fuoco. Che cos'è sto fuoco? È lo Spirito Santo. Ed ecco che una cosa del genere è capitata anche, siamo nel Vangelo di Luca, noi avremmo potuto farlo quest'anno, ma quest'anno l'abbiamo passato a fare 6 versetti. Praticamente l'episodio dei due discepoli di Emaus, che invece sono 16 versetti. E allora se noi 5 versetti siamo stati un anno, per 16 versetti ci vorranno altri 3 anni e preghiamo Dio, dopo che stiamo su strada, che il cervello funziona ancora. E che, allora, che non ci scordiamo i canovacci a casa. Era compreso una allora cervella. Questo è qui praticamente. Gesù è morto, sono sconvolti, si appiccicano fra di loro, dicono a due zii, hanno stato un bevuto, ma chi l'ha vista? Hanno stato in film, e qui, a dire, ma perché le che balla, ma le silenzi in film, insomma. Quindi questo tanto per farvi capire il tipo di condizione psichica in cui stavano queste persone. Però poi a un certo punto Gesù parla loro, a lungo la strada, quando vanno a casa e spezzano il pane e così via, e alla fine dice così: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via e quando ci spiegava la scrittura? E allora vedete, dunque, non ardeva il nostro cuore è una sensazione totalmente sovrapponibile a quella del profeta Geremia. E allora il terzo motivo per cui Gesù si fa chiamare maestro, si presenta come tuo maestro, è praticamente il fatto che lui spiegava la scrittura. Non ci ardeva il cuore, non ci sentivamo pieni di Spirito Santo quando lui ci spiegava la scrittura. Mi sapete dire oggi chi la spiega la scrittura alla gente? Vabbè, a parte me. Conoscete qualcuno? Nessuno, perché è un optional. La Chiesa è un optional, invece per Gesù Cristo non lo è. E questo è un dramma. E praticamente, mentre invece bisognerebbe togliere di mezzo un poco di messa, sacramenti, soprattutto le devozioni, e praticamente creare scuola biblica in ogni parrocchia. I vescovi dovrebbero creare, obbligare a fare scuola biblica in ogni parrocchia, insomma, e dare i sacramenti solo ed esclusivamente a chi fanno queste cose, gli altri, perché sta scritto, l'ho letto la volta scorsa, non buttate le perle. Le porci. Chi la dovrebbe tenere la scuola biblica, questa scuola biblica? Chi la dovrebbe fare? È uno che si studia la scrittura, uno che ama la scrittura, e ci sono persone
Per esempio a Milano non lo fanno, i gesuiti di Milano lo fanno il corso, dove però bisogna prenotarsi 2 anni prima, costa 600 euro e la frequenza è obbligatoria. Ci sei. Se invece dico dove la frequenza è obbligatoria, c'è chi sta congiunto a Milano di base, perché pretende, io non pretendo proprio niente, non pretendo la frequenza obbligatoria, io dovevo pretenderei un po' di rispetto in più dalla parola di Dio che viene predicata in questo ambiente. E quindi il fatto di allontanarsi con tanta facilità e venire una volta sì, quando no, è come a meno, ripeto, che non ci siano casi difficili di malattie o simili, là è un altro discorso. E vabbè, capite perché, ecco. E finalmente c'è un quarto motivo, io l'ho lasciato per ultimo, ma non è il meno importante. In una società come la nostra, che è una società tutta fondata sulla menzogna, in una cultura dove la nostra, dove si mente con una facilità impressionante, pensate a quello che è il mondo della politica, il mondo dell'economia, il mondo dell'informazione. La menzogna la fa da padrona. E invece Gesù, davanti al sacerdote che vuole i testimoni, perché lo stanno processando, come risponde? Io ho insegnato sempre la luce del sole. In parresia, dove parresia significa alla luce del sole. Cioè la mia spiegazione è sempre stata luminosa, è sempre stata ascoltata da tutti. Io non ho mai detto di qualcosa, e se qualche volta ho dovuto parlare nel chiuso della comunità degli apostoli, però poi a questi apostoli ho detto quello che mi dicono in orecchio, andando a gridare sui tempi. Quindi il cristianesimo non c'ha niente a che vedere con la religione di Mitra, con i culti misterici, come verrebbero tanti radical chic che dicono che il cristianesimo è stato copiato da queste espressioni religiose, insomma. Va bene? Quindi stasera abbiamo spiegato il fatto perché Gesù non si fa chiamare il figlio dell'uomo, ma si fa chiamare il maestro. L'ultima cosa che dobbiamo dire su questo versetto è il fatto che Gesù dice dov'è il catariuma dove io possa mangiare. Catariuma in greco, come io spiegai a Cristina, che invece ora se lo ricorderà sicuramente, non significa stanza, non significa neppure albergo. Perché l'albergo di Gesù è il pandocheio, che si stava veramente il pandocheio, e il pandocheio dove si porta il samaritano, che è un eretico, è sporco di sangue, quindi è una persona impura. Tanto è vero che i sacerdoti e i levita che devono andare a fare le loro devozioni cultuali, chiaramente ci girano attorno, non si permettono neanche di metterci un rito. Capirete poi come non hanno la purità, insomma. E Gesù quindi, ma catariuma, ti ricordi, disse sì, sciogliere giù, e io ti disse, non sta parlando di spinteri, sta parlando tu praticamente di far riposare i piedi, di rilasciarsi, di trovarsi di scarpa, di trovarsi dopo che viene, e mettersi. Quanto questo ambiente dovesse corrispondere a questa esigenza di Gesù, lo vedremo poi giovedì prossimo con i versetti 12 e 13. Ma ora io voglio solo farvi notare la differenza che ci sta tra il momento in cui inizia il progetto salvifico di Dio e il momento in cui
questo progetto stava essere portato a compimento. Perché se noi prendiamo il libro dell'Esodo, al capitolo 12, Dio dà le disposizioni devono cominciarsi a prepararsi per poter fuggire dall'Egitto e andare nel deserto. E allora dice, ecco in qual modo lo mangerete, stavolta dell'agnello, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua della Signore nella quale io passerò per le terre dell'Egitto e colpirò i primogeniti, eccetera, eccetera. E allora vedete, sta iniziando la Pasqua, sta iniziando il progetto salvifico di Dio, e inizia con un banchetto che però si sviluppa nella fretta, nella paura, nell'ansia, l'ansia di dover affrontare una situazione nuova, l'ansia di dover andare in un ambiente nuovo. E allora immaginate, non possono manco sedersi, devono stare in piedi con i bastoni in mano, stanno e devono fuggire. Capite perché Gesù invece vuole un catalogo? Perché in quella stanza accadrà, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, vi lascio la gioia, chiederò al Padre di mandarvi lo Spirito Santo, la parola che il Padre a me, io l'ho data a voi. Allora capite che cos'è il catalioma? È il luogo dove si sta, dove sereni, tranquilli, dove si riceve tutta l'eredità di Gesù. È il luogo dove si canta l'allella, l'allella significa viva, è il luogo dove si fa festa. Questo luogo oggi dove esiste? Sì, sono le nostre assemblee liturgiche. Le assemblee liturgiche dovrebbero essere quella cosa lì, un luogo di banchetto, un luogo di festa, un luogo di amicizia, un luogo di comunità. Questo dovrebbe essere le assemblee liturgiche. Notate il condizionale, dovrebbero essere insomma le assemblee lì. E pensate a che cosa il clero le ha ridotte. Ok? Va bene, noi sono le 9:05, siamo a fronte. Allora, ci vediamo per l'ultimo.